Natalino. Sì? Mi lasciate sempre solo. Natalino, le stanze così non vanno bene, sa? Ah, no? No, per i bambini sono come una prigione. Guarda, intanto bisogna abbassare tutti gli interruttori della luce di almeno mezzo metro. Ah. E naturalmente anche le maniglie, in modo che i bambini possano accendere la luce e aprire le porte da soli. I bambini devono poter fare tutto quello che vogliono. Ghita, smettila subito! E per carità, niente chiavi. Lei lo conosce il metodo Montessori? No. Per i bambini ogni porta chiusa è un trauma. Sì, vabbè, ma vede... Tenga, questo è suo. Grazie. Se io abbasso le maniglie da qui, fin qui, mettiamo. Sì. Magari sarà comodo per i bambini, ma per i grandi, guardi. Sì. Ha ragione, le metto ancora più in basso, così ci arrivano anche le donne di servizio. Millino, non puoi, tesoro mio, basta con questa tromba. Andiamo e restituisci subito il cappello a Natalino. No, tenga. No, guardi, grazie. Il mio è questo. Ah, mi scusi... Allora, va bene, faccia un bel preventivo e lo dia a mia moglie. D'accordo, glielo do, però ci sarebbe la noticina degli altri lavori. Sì, quelli già fatti. Sì, sì, vabbè, gliela dia insieme al preventivo. E si ricordi di tappezzare in plastica lo studio di mia moglie. Plastica, in uno studio? Sì, perché è lì che facciamo la stanza da gioco dei bambini. Angela! Angela! Mi scusi, sono fatto aspettare. No. No, Giacomino, non l'avevi appena fatto. Che cosa ci vuol fare, signora? Sono dei bambini. Che c'hai alla mano? È di legno, cara. Sì, sono cose che tu non puoi capire, ma te lo dico lo stesso. Io sono un anarchico. Tutti gli anarchici hanno una mano di legno? No, soltanto i fessi come me che si sono fatta scoppiare la bomba in mano. Paoletta, guarda. Papino, che vuol dire anarchico? Chiedila a mamma, tesoro. Si accomodi, prego. Merci. Il signore è venuto a restituirci le 7.800 lire dell'assegno che abbiamo perduto. Sì. È lui che l'ha trovato, l'ha riempito e l'ha ingassato. Sì. Senta, come mai proprio 7.800? Beh, i soldi dell'affitto. Millino. Ve li volevo riportare subito, ma purtroppo non ce li avevo. Allora, non fa niente. Angela. Lasci stare, non è il caso. No, mi dispiace, signora, ma io i debiti li pago, sa? Scusi. Merci. Questa è la mia colazione. Solo che 8.000 in contanti, quando li trovo mai? E allora avevo pensato, se era possibile, vero, di restituire natura con questa roba qui. Ah. È tutta roba buona, eh? Questi calzini, li porto anch'io, guardi. Eccoli qua. Veramente io li porto in tinta unita, non li uso così. E invece io li porto fantasia. Certo, il pedalino corto è molto più igienico. Li potresti anche prendere. Roba da donna non ne ha? No, mi dispiace, questo è un articolo che io non tratto. Peccato. Tu sei compagno? Sì. Strano. E anche tu, signora, sei compagno, vero? No. Strano. Aia! Oh, Millo! Niente. No, da qui a qui è legno, ma da qui in su è tutta carne, sai? Sono vispi questi ragazzini, allegri. Tu dove vai? Tanto delle cose mie se ne occupa sempre lei. A presto, eh? Allora, questa noticina. La dia mia moglie. Arrivederci a tutti, vi saluto! Ecco, guardi, suo marito mi ha detto di... Che numero di piede ha tuo marito? Angela! Beh, ormai che siamo in confidenza mi posso anche presentare. Giavardi Romeo. 147.000 lire. 147.000 cosa? Facciamo 130.000. No, ma dai, povera donna. Lo sconto del 10%, lo faccio sempre anch'io, si usa. Dai, pagamento in contanti, qua la mano, ecco fatto.